Buongiorno a tutti, Alfredo Mamugari, ben trovati. Lo so, state dicendo, ma che chitarra è questa? Allora, generalmente io vi faccio vedere dei brani, dei lick con chitarre, diciamo, molto più economiche di questa. A parte la Mamsi, neanche vi ho fatto vedere. Ma qui oggi stiamo parlando di un qualcosa che è irripetibile, ragazzi, guardatela bene. Allora, prima che vi dico che chitarra è, di che anno è, iscrivetevi al canale. Andate su YouTube, lo dicono tutti gli YouTubers, ragazzi. Andate su YouTube, Alfredo Mamugari, iscriviti e campanello. Bene, vi faccio la presentazione di questa chitarra. Intanto è tutta originale, come vedete. Stiamo parlando di una Gibson, ancora con le sue meccaniche Cluson originali, pickup P90 originali, il ponte, vedete? Tutto originale, non è stata cambiata una vite. Vedete belle le F, poi è molto leggera, guardate il body è fino, è molto leggera. E in confronto a tante Gibson, guardate il manico, è molto fino. Vedete? Mi ci trovo da Dio. Peccato, peccato ve lo dico subito, io sono abituato a suonare, non ve l'ho mai detto, con le 08 della Mamsi, massimo le 09. Questa c'ha le 011. C'ha le 0,11, a me mi limitano molto, cioè faccio un bending, mi si spezzano le dita. Abituato con le 0,8, 0,9, le 0,11 mi ammazzano. Comunque, ve la devo far sentire per forza. Bene, questa chitarra è una Gibson ES330 TD, T come Torino e D come Dario, TD del 1965, ragazzi, io avevo 2 anni, io sono del 62. Questa è nata 3 anni dopo di me. Io ho 58 anni, quasi 59, che c'ha 55 anni sta chitarra. Ebbene, io ho sempre detto che non ci vuole la gran chitarra per saper suonare. Intanto bisogna impararsi a suonare, come il Ferrari, no? Se non sai guidare e ti metto il Ferrari in mano, prendi il palo. È normale, no? Invece, basta saper suonare anche una chitarra da 100 euro, come l'ho fatto vedere l'altro giorno. Vi presentai una Early Benton, avete sentito che bel suono. Ma qui stiamo parlando proprio di un altro mondo, di un altro pianeta, ragazzi. Ebbene, io come al solito vi metto una base, oggi non vi insegno un lick perché vado un po' di corsa, vi faccio sentire due brani e vi faccio sentire proprio, è in si minore il brano. Sentite che suono. Poi ci sta anche nelle chitarre, cioè essere bravi e saper suonare è il massimo, è il massimo, perché
solo avere la chitarra bella e non saper suonare, o viceversa, saper suonare e non avere bella, magari fai suonare pure il manico di scopa, ma quando c'hai tutte e due, dice: ma che te stai a te già? No, però insomma, sono tanti anni che suono, io una chitarra così nata come suonata. Ecco, vi faccio sentire adesso un famosissimo pezzo di Frank Gambale, intitolato Passage, va bene? Iscrivetevi al mio canale, vi farò vedere altre centinaia di chitarre. YouTube, Alfredo Mammucari, iscriviti, come dicono tutti quanti gli YouTubers, lo dico anch'io. Bene, almeno ragazzi, io vi faccio vedere cose nuove, vi insegno lick, questa chitarra ve la potevate sognare. Va bene, vi saluto, vi ringrazio intanto che mi avete ascoltato e ci vediamo al prossimo video. Ciao da Alfredo Mammucari, iscrizioni.